Ecco, siamo verso la fine di questa stagione di Natale e si fa questa bella festa dell'Epifania, la manifestazione del Signore al mondo. A Natale abbiamo letto come i pastori semplici, umili, gli angeli hanno apparso a loro e sono venuti per trovare Gesù nella mangiatoia. Così poche persone hanno riconosciuto Gesù, come abbiamo detto l'altro giorno. E oggi questi magi si può dire che rappresentano noi, perché questi magi non erano ebrei come noi. E Gesù, il Dio, si manifesta a tutto il mondo attraverso di loro. È una festa di luce, la luce del mondo che brilla, che è questa stella. Questa stella che hanno seguito. Avete mai, vi siete mai domandati, ma che cos'è questa stella? Che cos'è questa stella? Io direi, magari forse ci sono più o meno due categorie di persone. Uno, no, che dice, va bene, cioè, Dio ha fatto un bel miracolo e hanno seguito questa stella e sono arrivati a Gerusalemme. Gli studiosi dicono che più o meno questi qua si sono partiti dalla zona di Iraq, hanno viaggiato 1000 chilometri per arrivare a Gerusalemme. E poi ci sono altre persone che dicono che è una fantasia per fare le favole, per fare la fede, eccetera eccetera. Ecco, io forse non so se ho detto l'anno scorso o no, ma oggi con il computer, per meno di 30 euro, si può comprare un programma in cui con il computer, anche il vostro computer, per poter vedere la posizione delle stelle da qualsiasi punto della Terra, a qualsiasi ora, a qualsiasi data, per vedere esattamente la situazione delle stelle in tutta la storia. Perché nell'universo ci sono le stelle che girano, è come un grande orologio preciso, preciso, preciso. La nostra pianeta Terra gira intorno al Sole precisamente ogni anno. Le stelle, le galassie, preciso, come un orologio. E come San Paolo ha detto che tutto l'universo era creato in vista del Figlio di Dio Gesù, il Re dell'universo. Allora, sapete che più o meno 400 anni fa, quel grande scienziato Johannes Kepler ha scoperto le formule matematiche per poter capire il giro delle pianete e delle stelle. E lui, anche lui si è chiesto questa domanda: questa stella che ha visto questi magi, che cos'era? Allora, 400 anni fa lui ha cercato di scoprire questa cosa, ha messo le carte grandi no, ha fatto tutte le formule, ma era molto molto difficile senza il computer. Questa cosa qua per il computer è un giocattolo. Il computer fa subito quello che ci voleva Johannes Kepler 400 anni fa, mesi e mesi e mesi. Il computer fa in un secondo. Allora, hanno scoperto con questo computer esattamente ciò che questi magi hanno visto 2000 anni fa. 15 mesi prima della nascita di Gesù, in settembre, questi magi erano intelligenti, studiavano le stelle, eccetera, e loro, a un certo punto, da settembre, 15 mesi prima della nascita di Gesù, hanno cominciato a vedere il re della pianeta, delle pianete, Giove, ha cominciato a girare intorno al re delle stelle, che si chiama Regnus. Anche secoli fa chiamava Regnus e Giove. E ma che cos'è questa cosa qua?
il re della pianeta comincia a girare intorno al re della stella, allora hanno cominciato, non abbiamo mai visto questa cosa. E così hanno seguito questa cosa per 9 mesi. Questo pianeta è girato intorno al regno, la stella, e poi 9 mesi dopo, in giugno, Giove si è messo accanto al pianeta Venere, e questi sono i due pianeti dai nostri occhi più forti, perché Venere è vicino, Giove è grande, si mette accanto, e così a loro sembrava la stella più forte che hanno mai visto nella loro vita. Ma che cos'è questo? Perché questi magi anche erano molto aggiornati, che gli ebrei aspettavano il re degli ebrei. Erano aggiornati che gli ebrei aspettavano il Messia. E così hanno cominciato a pensare così. Prima si fa una coronazione del re del pianeta intorno al re della stella, e poi in giugno questi due pianeti si mettono accanto come una stella incredibile, forte. A quel punto lì hanno detto: ma non possiamo più aspettare, andiamo, deve rinascere il re degli ebrei. E così hanno fatto un viaggio di 1000 chilometri da Iraq fino a Gerusalemme. E io vi racconto una piccola cosa qui che mi fa... Io ho 3 fratelli, 2 sorelle, no? E uno dei miei fratelli ha cresciuto con me, no? Guarda, io ho cresciuto in una famiglia che siamo andati alla messa ogni giorno e abbiamo pregato il rosario ogni giorno in ginocchio, e così anche il mio fratello. E dopo il suo primo anno di università, lui ha cominciato a fare rapporti sessuali e ha smesso di pentirsi e ha smesso di confessarsi, e così pian pianino ha perso la fede, fino al punto che 30 anni dopo, cioè pochi anni fa, ha detto la frase: tutte le religioni sono uguali. Cioè, come di dire, Muhammad, Buddha, Gesù, tutti insieme, non importa niente. Io dico questo per dire questo, che 6 mesi fa, quando ho telefonato a questo mio fratello, lui ormai ha perso la fede, ogni cosa. Ma la cosa che mi ha colpito è che era un po' preoccupato dell'anno 2012. Perché per tante persone che hanno perso la fede in Gesù, e soprattutto i cattolici, che non hanno più questa la spiegazione del Vangelo con la Chiesa, con il Papa, per loro il Papa è diventato la scienza. Per loro la scienza è la voce infallibile oggi, perché non c'è più Gesù, Dio, la Chiesa, allora la scienza è infallibile. Così era preoccupato, perché la scienza dice che 21 dicembre 2012 la nostra Terra sarà precisamente al centro della galassia, che è la prima volta che questo è successo in questo grande orologio dell'universo, la prima volta in 26.000 anni. Allora, quando mio fratello... ho visto una piccola opportunità di dire qualcosina, così ho detto a lui questa cosa, che la scienza ha scoperto che tutto l'universo ha fatto un grande segno per indicare che doveva nascere il figlio di Dio per Natale. E ho spiegato che l'universo è come un grande orologio, prima di tutto fatto in vista per Gesù Cristo e secondariamente per noi uomini. E così ho detto a lui, io non faccio conclusioni, ma io dico a lui, secondo me non è per caso 2012, perché l'universo è fatto per Gesù. E quando ho detto quello, mio fratello non voleva sentire più, chiudiamo la porta, non vogliamo, ha chiuso il discorso, basta, perché lui non voleva sentire che la scienza infallibile dice che Dio esiste. Ecco come pensano tante persone oggi. E
Vorrei anche dire un'altra piccola cosa. All'inizio della messa, abbiamo letto proprio all'inizio della messa, no, questa frase che è scritto: purifichiamo i nostri cuori con la grazia del perdono per poter vedere e accogliere la luce del Signore. E poi nella prima lettura, cioè di accogliere, purifichiamo i nostri cuori per poter accogliere questa luce. Guarda, il grande problema oggi è che la grande maggioranza delle persone non si rendono conto che siamo nelle tenebre. La prima lettura ha detto, la prima lettura di Isaia, alzati, rivestiti di luce, perché viene la luce, e poi poiché ecco la tenebre ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli. Noi non ci rendiamo conto che c'è la tenebre, perché oggi il diavolo e il mondo dice che siamo nella luce, la luce finta. E questa luce del mondo si chiama relativismo. E perciò quando crediamo di essere nella luce finta, falsa, non riconosciamo la luce vera, questo bambino. Perché il mondo dice che siamo già nella luce. E perciò, perciò Natale e Epifania non è una bella festa, perché questi magi che vengono oggi, loro hanno capito che il mondo era nelle tenebre, hanno capito che siamo peccatori, e perciò hanno capito la grandezza della venuta del Salvatore per aprire il paradiso all'eternità. Mentre oggi non ci rendiamo conto che c'è tenebre, non c'è peccato, pochissime persone si confessano, e perciò questa festa diventa piuttosto un bel pranzo con un po' di pasta e vino. Ma non c'è questa gioia. Perché se noi ci rendiamo conto veramente della nostra situazione vera nel peccato, allora si fa una grande gioia di essere liberato dai nostri peccati, e finalmente il paradiso è aperto per l'eternità. Invece se inghiottire questa bugia del mondo, che siamo nella luce finta, allora non c'è più gioia per questa festa. Non ci vuole Gesù. Il primo passo della salvezza è di renderci conto che siamo peccatori, ma se non rendiamoci peccatori, tutto diventa una formalità. Bella festa, mangiamo pasta, qualcos'altro. Ma non c'è questa grande novità. Prima il paradiso era chiuso, adesso è aperto per quelli che si pentono. E così, ecco, questa grande, come Papa Benedetto dice, la tirannia del relativismo. Relativismo, ognuno diventa Dio, ognuno diventa Dio. Decido io il bene o il male, non il vero Dio, ma io divento Dio. E perciò non c'è più un criterio. Il criterio di ognuno diventa Dio, come il primo peccato di Adamo e Eva, Genesi 3, 4, 5. E perciò, ecco, se vogliamo veramente fare una bella festa, dobbiamo prima di tutto di renderci conto che siamo peccatori, perché quando noi moriremo, il diavolo convince tantissime persone oggi che io sono il criterio del bene e male. Il problema è che quando ognuno di noi moriamo, saremo giudicati secondo il criterio di Dio che è stampato, timbrato nel nostro cuore, nella nostra anima, e siamo noi che abbiamo respinto quel timbro nel nostro cuore per credere che io sono Dio, decido io. E questo è il grande guai. Dopo la messa, stamattina, ho già celebrato la messa, una vecchina mi ha detto: ma tante persone restano male quando tu parli così. Io ho detto a lei: ma l'eternità non conta niente? Bisogna sentirsi accontenti qui sulla terra e l'eternità non conta niente? Che cos'è amore vero? Di aiutare le persone ad arrivare a felicità per l'eternità o la felicità qui sulla terra per pochi anni? Che cos'è il vero amore? L'ultima cosa che
Anche abbiamo visto piccole cose che questi magi hanno portato, questi tre donne, i simboli profetici della segreta grandezza, la triplice gloria di Gesù, hanno offerto a questo bambino questi doni preziosi: oro perché Gesù è il grande re, incenso perché questo bambino è il vero Dio, e poi questo è l'unico bambino mai nato per morire, e perciò hanno portato mira a colui che doveva morire per noi. L'ultima cosa che vorrei soltanto dire è che volete vedere la luce oggi? Volete vedere la luce oggi, la stella? Volete vedere la luce? Santissimo Sacramento. Andiamo a questa stella e poi facciamo come hanno fatto questi tre magi. Hanno capito chi è questo bambino. E tanti di noi non capiamo chi è in quel tabernacolo, e perciò tante persone non fanno come i magi e adorano, prostrati davanti a questo bambino. Noi adoriamo questo bambino nel tabernacolo come hanno fatto i magi 2000 anni fa. Per tutti i cristiani e cattolici che riescono a scoprire la grandezza di questa festa, per la maggioranza dei cristiani e cattolici che sono caduti in questa grande trappola oggi del relativismo, che ognuno si fa come Dio e ognuno decide il criterio del salvezza, il criterio del bene e male. Perfino siamo arrivati, come il mio fratello, quando cadono nel peccato grave, sono arrivati oggi che gli statistici recentemente dicono che la metà delle persone che vengono regolarmente alla Chiesa non credono nella risurrezione dopo la morte. Per tutte queste persone che fanno il primo passo verso Dio di renderci conto che sono peccatori secondo il criterio di Dio e non secondo il criterio del mondo o del loro egoismo, e per poter renderci conto quanto hanno bisogno di questo bambino, quanto hanno bisogno di questa luce, quanto hanno bisogno di questo salvatore del mondo, questo bambino Gesù nato per noi. Preghiamo. Chiediamo in questa preghiera, come anche tanti altri volte, che come gli apostoli hanno chiesto a Gesù, ha detto aumenta la nostra fede. Chiediamo anche noi che Dio aumenta la nostra fede, e anche di aumentare la fede in tanti cristiani cattolici che sono battezzati, cristiani e cattolici, ma come mio fratello e tanti altri nel mondo di oggi di relativismo hanno perso la vera fede e non ci rendono conto più che sono peccatori secondo la legge che Dio ha timbrato nel loro cuore, secondo il criterio di Dio, che loro scoprono in fede in Gesù per poter dopo scoprire questa luce che è presente fra noi fino ai fini dei tempi, che adesso è presente con noi sull'altare, il Dio infinito su questo altare nell'Eucaristia, uguale come 2000 anni fa, è uguale come i 9 mesi nel grembo di Maria. Chiediamo che Dio aumenta la nostra fede. Padre nostro che sei nei cieli. Ecco, cerchiamo, come abbiamo detto nell'omelia, di vivere questo Vangelo, di renderci conto che veramente il mondo è nelle tenebre, e anche noi, per poter andare a questo bambino per la remissione dei nostri peccati. E se facciamo così, veramente possiamo sperimentare la grande gioia che hanno sperimentato questi magi e i veri cristiani, perché è una grande liberazione
se ci rendiamo conto di questa liberazione. Invece se crediamo di non siamo già liberi nelle tenebre, non c'è gioia. Così facciamo grande gioia di andare questo bambino nella verità. Che il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.